Oggi possiamo dire che dopo anni di preparazione e di attesa forse vediamo la linea di partenza per poter avviare le prime esperienze di immissione nelle reti per gli usi generali e forse anche fra poco per l'autotrazione come combustibile innovativo. E si sta completando il quadro normativo, come è stato illustrato dagli interventi di vari colleghi, e iniziano ad esserci anche le prime esperienze di carattere proprio pratico, di produzione, analisi, controllo, immissione in rete.